Ciao a tutti amici di Roccuo, benvenuti nella mia cucina. Io sono Pietro Panza e oggi vi presento una ricetta, peperoni ripieni. Il ripieno sarà fatto dalla carne che è stata ottenuta nel brodo in precedenza. In questo caso andiamo a recuperare la carne già cotta, ed è del doppione di manzo, con le sue verdure già cotte, che la cipolla, la carota e il sedano. I peperoni li ho precedentemente spolentati per 5 minuti e ho privato la pelle in modo che risulteranno più digeriti. E le bucce le ho essiccate in forno, perché dopo andrò a dare del colore al piatto e daranno anche un profumo intenso. Quindi in questo caso anche le bucce le ho recuperate. Le lascio in forno e continuano ad essiccare. Gli ingredienti sono prezzemolo, che andrà messo nel ripieno, pane raffermo, un uovo, un goccio di latte, del sale, del pepe e dell'olio extravergine d'oliva, un pizzico di noce moscata, della salsa di pomodoro che userò a fine piatto, uno spicchietto d'aglio e del parmigiano reggiano. Vado a preparare il ripieno. Aggiungo la carne, l'ho sfilacciato e tritato per bene, aggiungo le verdure, sedano, carote e cipolla tagliate grossolane, mezzo spicchio d'aglio tritato, prezzemolo tritato, il pane raffermo, l'uovo, un goccio di latte, un filo d'olio, un pizzico di noce moscata, pepe, sale e un po' di parmigiano. Adesso vado a lavorare bene il ripieno e amalgamare bene il tutto. È pronto, adesso non mi resta che riempire i peperoni. In una pirofila porcellana aggiungo un filo d'olio alla base, riempio anche a metà, un po' di parmigiano. Tolgo le bucce che sono pronte, sono belle essiccate, dopo le andrò a frantumare per guarnire il piatto. Finalmente vado a cuocere i peperoni. Sono trascorsi 25 minuti per 180 gradi. Per ultimare la cottura aggiungo un po' sulla superficie dei cubetti di mozzarella, che andranno a sciogliersi e daranno un altro aspetto ai peperoni. I peperoni sono pronti. Vado a impiattare. In questa parte aggiungo questo intero. Voilà. L'altra versione a metà dell'altro piatto. La buccia di peperone essiccata e frantumata, così, chiudo con una foglia di basilico e voilà, non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti amici di Roccuo, un saluto a Massimiliano, stay rock, stay walk. Ciao!